Il polish di Astra e l'altro invece è il Purple Potion 17 e 37, sono i due colori che ho utilizzato.
Benvenuti in questa nuova puntata. Papro blu, papro blu, shaka, shaka. Oggi penso che andremo a fare un giro in centro perché dovremo comprare regali per mia nipote, per nostra nipote, e quindi penso che andremo appunto anche a berci un po' di vin brûlé. Perché a me piace molto il vin brûlé e quindi volevo darmi alla pazza gioia con questo caldo, scaldandomi con questo vin brûlé e assaporare un po' quello che è l'inverno per me. L'inverno per me è freddo e quindi il vin brûlé fa il caso nostro. Se bevuto fuori casa nostra è ancora più buono il vin brûlé. Ma tu cosa ne pensi, mamma? Tanta roba il vin brûlé. Brûlé. Brûlé, brûlé, brûlé. Ho fatto un'inquadratura tipo intervista di Ilary Blasi. ho chiamato l'esorcista. Comunque usciremo, andremo a fare la missione regalo e poi torniamo a casa, accendiamo le luci, perché non so se tu mi hai fatto un capodanno senza luce in casa, perché hai fatto un capodanno in casa senza luci. Benvenuti nel momento dell'unboxing. Allora, siccome io ho già ricevuto settimana scorsa alcuni pacchetti e alcuni li devo ancora aprire, vi faccio vedere subito questo, che non so se vloggavo i tempi, quindi ve l'avevo già fatto vedere. Comunque questo è Lucrezia Quinto Canto by Terenzi, un profumo meraviglioso, uno dei miei profumi preferiti. Questo qua l'avevo sentito su Cindy, mi era piaciuto tantissimo perché la nipote, se non erro, di Paolo Terenzi
seguiva lei e anche me, quindi poi l'hanno inviato anche a me insieme ad altri profumi che ho già finito, tranne uno, Ensis, sempre della versione Quinto Canto, che però è un pelo troppo forte per i miei gusti per quanto riguarda i profumi un po' più femminili, quello un po' più maschile, cioè è un po' più fresco e meno dolce. Questo è meraviglioso, questo, a parte che sono tutti buonissimi, quello ogni tanto lo metto, Ensis, che è fatto così, ve lo faccio vedere. Questo è l'altro che mi è rimasto, tra tutti quelli che mi avevano inviato, tra cui Lucrezia, Cassiopea, 3 me ne avevano mandati, sì. Questo mi è rimasto, Cassiopea l'ho finito e anche Lucrezia, e mi hanno rinviato Lucrezia, che è appunto il mio profumo preferito di sempre, dopo tutti i profumi che ho provato in questi anni di vita, e sono un po', questo qua, Lucrezia, è veramente molto buono. Ovviamente non ho sentito gli altri di Quinto Canto, a parte Ensis, e... però sono stracuriosa perché sono veramente delle fragranze uniche. Vi leggo un attimo, cioè la descrizione è: donna bellissima, affascinante, raffinata, regale e spietatamente letale, come il profumo che la rappresenta. Il profumo è costruito come una letale pozione segreta che attira ed ammalia per lasciarsi avvicinare, per poi rapirti ed ipnotizzarti per sempre, senza lasciare scampo, come sono una donna fatale, sa soggiogare. Mi viene in mente un po' Vampire Diaries. Sono profumi lusso, sono fragranze lusso, quindi... costicchiano, ma penso ne valgano, cioè veramente valgono tutti i soldi, perché ci sono un sacco di profumi in commercio che ho provato della stessa cifra, ma questo mi rimane su tutti i vestiti anche dopo averli lavati, vi giuro. Infatti lo uso con parsimonia, l'ho usato con parsimonia e lo userò con parsimonia, perché voglio che mi duri molto di più a sto giro. Questa è la scatola ed è ispirata alla linea Quinto Canto, a Lucrezia Borgia. Infatti Lucrezia prende il nome da Lucrezia Borgia. E vi giuro, buonissimo. Io me ne darò una spruzzata adesso perché mi sono vestita e un po' truccata. Il primo spruzzo, qui detta così. Vi giuro. Copulerei con me stessa in questo momento. Poi, sempre in tema profumi, mi è arrivato anche questo di Kajali, Eden, che non si vede perché c'è la luce al massimo. Questo invece non mi piace tanto, nonostante la linea di Kajali mi piaccia molto, però questo è veramente troppo stucchevole, dolce. Io sono un amante di tutti i profumi e li metto a giro un po' tutti, dipende da come mi sveglio, non sono proprio una che si fa problemi nell'indossare i profumi, però ho le mie... cioè ci sono i profumi che mi piacciono di più e i profumi che mi piacciono di meno. Questo molto dolce, che può piacere anche qua o meno. E da Huda Beauty mi è arrivato questo kit, questa pochette con la grandissima Huda in copertina, la Pretty Grange, con queste due sono i pack secondari. Qua abbiamo il blush gloss, che è veramente molto carino. Faccio vedere, veramente molto super granuloso quando si preleva, e ha un effetto wet, cioè tipo bellissimo, quasi metallizzato una volta poi che si va ad utilizzare. Poi mi hanno mandato, questa ancora la devo far vedere su Instagram, sono un po' indietro con i pacchi, questa, la palette Pretty Grange, e questa è la palette al suo interno, questi sono i colori. Bella, nonostante siano colori freddi, mi ricorda la Naked 2, se non erro, che aveva questi colori, ma a me piacciono molto e devo dire che mi stanno anche abbastanza bene, quindi mi fanno proprio questo effetto grungy che mi piace. Poi mi è arrivato quest'altro pacco, questo vlog è un'apertura di pacchi infinitesimale. Wow! E questi sono i prodotti al suo interno. Astra è sponsor ufficiale X Factor, quindi troviamo la collezione anche utilizzata. Highlighter e liquid eyeshadow. Questo qua è l'ombretto liquido. Sono tutti molto super glitterati. Bellissimo il pack con questo olografico duochrome. E appunto, come vi dicevo, gli highlighting che sono fatti così a tubetto. Pop, pop, pop. Come avete visto, queste sono le mie unghiette che ho fatto, perché poi non ve le ho fatte più vedere, si è fatto buio, poi sono anche uscita ieri, quindi queste sono le unghiette finite, quelle che ho fatto ieri. Come vedete, questa è più scura e questa è più chiara, perché c'è un perché. A parte che mi piace un sacco la forma che gli ho dato a tutte quante, ho cercato di alzarle. Qui
più che qui ho utilizzato il bordeaux, perché praticamente ho fatto una passata di viola e poi sopra una passata di bordeaux, ma senza catalizzare, cioè insieme, quindi ho miscelato i due colori mentre li stendevo sull'unghia e questa mano è venuta un po' più chiara. Volevo un bordeaux che non ho e quindi ho deciso di farlo al momento e devo dire che mi piace molto di più questa mano perché è più simile a quel colore che volevo, questa è rimasta molto accesa. Però vabbè, non mi dispiace. Passando all'altro pacco che ho ricevuto, questo qua è di un follower che ha scritto un libro. Ha scritto un libro che si chiama Cristalli Sepolti e qua io, prima di farlo vedere a voi, vorrei fare la storia Instagram perché ci tengo che venga spacchettato su Instagram, non per qualcosa ma perché volevo comunque farlo lì l'unboxing. Non so se riuscite a capirci qualcosa. Mi ha mandato anche il trailer del libro che ho visto e non vedo l'ora di iniziarlo. Parla di una scuola di streghe, se non erro a New York, comunque parla di streghe. Metto le scarpe, andiamo io e la mamma in centro, che non porterò la videocamera, quindi magari vi filmerò qualche scenetta con il telefono, perché se c'è il vin brulé, come dicevo prima, lo beviamo. Altri aggiornamenti, altre news, sto continuando a fare l'uncinetto, siamo tornati di nuovo perché ogni inverno è il secondo inverno in cui faccio l'uncinetto, quindi anche quest'inverno ci diamo dentro. Ho già fatto un cappellino che indosserò dopo e devo anche rifare la tinta perché, come vedete, qui c'è un bel 2 cm 3 di ricrescita, quindi è tempo che io faccia la tinta. Comunque raga, questa sedia magica, continuo ad amarla, vi giuro, magica 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 i nomi, magica magica i nomi, e gira e gira 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 con la schiena, non ti farà mal. So this is the outfit of the day. Ho scelto di mettere 800 strati di magliette con questi pantaloni largoni, le mie nuove ciabatte bellissime, e metterò anche gli UGG perché va a breccia. Gallo Rangeles is near to Cardano al Campangeles. I pattini di Brandy sono partiti col fresco. Welcome back, missione compiuta, anche se in realtà ne manca uno. Spoiler, se stai guardando Isa, non guardare. Ma tanto Isa non guarda. Perché Isa non guarda i video di sua zia, ok? È una nipote cattiva! Le sue amiche mi guardano e lei no! Allora, Isa, a parte gli scherzi, non guardare perché sennò ti spoileri, anche se sai già. Cioè, nel senso. Allora, questo è il 2, l'uno gliel'avevo regalato al compleanno e si chiama The King's Beast. Ha detto che è molto carino, io avevo letto qualcosina e ho detto tenero, carino, e infatti le è piaciuto. Sta lì che ora facciamo vedere il restyling di mamma. Mamma ieri invece ha fatto una cosa. Praticamente questo era il classico coso di Ikea, no? Quello che usi per rendere tutto molto più fluffy e carino, tipo da mettere sopra al divano o anche per terra, tanti lo usano. Per me è uno spreco per terra perché si sporca. Mamma me l'ha lavato a mano e adesso lo stava pettinando e guardate com'è venuto bello, perché si erano tutti appiccicati i peletti, quindi non aveva più quell'effetto fluffy. Ora l'ha fatto tornare pecorelloso. Sì, ieri l'ho che lavato. Che bello! Poi ho messo il balsamo. Minchia pure! L'ho sciacquato e l'ho pettinato da bagnato. Dai, ma che bello, eh? Sì, qua si deve ancora appena. Sì, è vero. Però qua è già. Però stato. sembra luna. Cioè praticamente ha reso luna. E adesso accenderemo l'albero.
perché siamo tornate a casa e quindi adesso va acceso l'albero assolutamente. Vi faremo vedere la magia del Natale. A noi piace tantissimo mettere anche, come vedete, il fuoco sulla TV, così almeno è tutto molto più natalizio. E come vedete l'albero è acceso. Sì, non guardate questi fili che non sappiamo ancora come coprirli, ci vorrebbe una canalina per coprire questo scempio. Tra l'altro vi voglio presentare l'albero anche con queste nuove perle di inserti fatti da Leonardo, mio nipote, pieno di macchinine. L'altro giorno me l'hanno lasciato qui e allora, per non farlo annoiare, gli ho detto: dai Lello, fammi un po' di disegnini che li mettiamo sull'albero. Inizialmente l'ho obbligato, dov'è? Ok, inizialmente l'ho obbligato a farmi un cartoncino che ho scritto: ti voglio bene zia Gloria, e poi dopo mi sentivo in colpa e ho detto: vabbè dai, scrivi anche ti voglio bene nonna Anna. Ovviamente l'ho scritto io con la sua manina, perché lui ancora non sa scrivere benissimo. E poi lo abbiamo decorato con questi glitter e gliel'ho fatto mettere nell'albero. Poi si è preso talmente bene che ha iniziato a fare tante altre cose, tipo altre macchinine con i glitter. Si è divertito tantissimo a fare le cose con i glitter. Queste magni. Marshmallow. Sembra il padre di Draco Malfoy. Finalmente è un piaceroi, eh? Un piaceroi. Come, non l'hai mai visto? No, ho detto è liscio, no? Ah, è liscio, ho capito, non l'ho mai visto. Mamma, ti ho fatto vedere fino al vomito Harry Potter. Mother sta per accendere la stufa perché questa non ci basta. E quindi siamo più... vogliamo quella vera. Vogliamo l'effetto realistico. Poi qui ho messo a cucinare il riso con le verdure nella mia vaporiera, nel mio cuociriso, il solito, questo qua. Tra l'altro, ragazzi, avevo trovato a 25 euro in piena pandemia, il primo lockdown, al Carrefour. È stato un affarone. C'è da dire che scatta da solo quando il riso è pronto, in base al peso, in base alla quantità del riso che mettete, e tiene in caldo per un sacco di tempo, tipo boh, ore. E poi è molto figo. Però sarebbe bello anche avere quello proprio super tecnologico che hanno loro, che fa quando è pronto, no? Sapete, con tutti quei suoni molto Korean vibes style. E però niente, mangeremo questo. E poi faremo anche i tomini con le pere, pere cotte, cioè facciamo le pere saltate, insomma, per non dire al contadino quanto è buono il formaggio con le pere. E dopo la cena siamo pronte per inoltrarci in due nuove puntate di... è entrato a far parte di noi, ve l'avevo già detto nel video precedente, e siamo dentro di brutto, ma proprio di brutto, di brutto. Mai lo avrei detto, mai lo avrei detto, ma ci piace proprio gossipare, ok? Ci divertiamo un sacco a gossipare. Ed ecco a voi la cena. Questo è il mio tomino infilzato di pere. La mamma è stata più dolce col tomino, io meno. Molto leggeri, perché avevamo voglia di cose leggere, healthy, ma soprattutto sane e valdostane. Buon appetito! Buon appetito! E dopo? Buongiorno, io mi sono già preparata, vestita e ho pulito casa, ho mangiato, ho fatto tutte le cose che dovevo fare e ora mi sto per truccare perché devo uscire a incontrare un'amica al bar. Però volevo andare un po' prima e portarmi il computer per continuare a lavorare, perché devo finire un po' di cose e soprattutto devo continuare un progetto che sto portando avanti da oramai un anno e mezzo. E quindi niente, sono un po' un po' così, con tutta la fretta da fare le cose.
domani poi è l'Immacolata. Noi abbiamo già fatto l'albero, quindi top. E niente, adesso inizio a truccarmi. Oggi ho deciso di mettere i leggings felpati, quelli che mi erano arrivati da Temu, perché mi sto vestendo sempre male. Cioè, nel senso, d'inverno mi copro talmente troppo che non sono più alla moda. E siccome a me piace tantissimo la moda, mi piace veramente tanto, e non è che io abbia chissà quali capi d'abbigliamento strafighi, però mi piacerebbe quelli che ho, insomma, metterli, no? E ogni tanto sfoggiare le cose che ho per riuscire ad essere più carina. Anche se in realtà ho un freddo assurdo, infatti la parte sopra è bruttissima, perché comunque devo star calda, non mi sento ancora molto bene, cioè mi sento ancora molto raffreddata. Quindi devo comunque coprirmi, però non voglio rinunciare, insomma, a essere carina. Non per qualcuno o per qualcosa, per me, cioè voglio uscire e sentirmi confident, ok? A mio agio, ma comunque carina. Anche perché mi sento più a disagio se mi vesto male che quando mi vesto bene, ragazzi. Sono pur sempre un leone. E vabbè, comunque, a parte questo, ieri ho aperto il libro che mi è stato regalato da C.G. Stein, Cristalli sepolti, anche le streghe piangono, è un libro che è uscito da poco e che potete acquistare su Amazon. Questo ragazzo, Gennaro, che saluto tantissimo e mando un bacio e un abbraccio fortissimo, è l'autore del libro dove parla di una congrega di streghe che si riuniscono a New York quando, appunto, a quanto ho capito, quando tipo le energie del mondo non vanno come devono andare, le streghe si rincontrano. Cioè, devo ancora leggerlo, quindi è veramente un bel libro. Adesso, tra l'altro, dopo, anzi, vi farò vedere l'unboxing prima che vado, e che ieri l'ho fatto su Instagram, però ci tengo a farvelo vedere anche qui perché con la luce, perché è veramente un libro bellissimo, e soprattutto anche tutto ciò che è messo dentro nel libro come gadget per rafforzare, no, l'idea del libro. È stata una bella idea. Bravo. E anche lui è stato stracarino perché mi ha detto: non vedo l'ora di sapere cosa ne pensi. Penso sarà una delle letture del 2024. E non so se voi siete pronti a questo nuovo anno bisestile. Cosa ne pensate di questo anno bisestile? Io non mi pronuncio perché sappiamo tutti com'è andata l'ultima volta. Anche i make-up che sto facendo ultimamente sono veramente stra semplici. A parte che non ho voglia, ecco, di make-up non ho voglia di... Con le sciarpe, tutte le cose, l'ambaradam di freddo e cose che metto, cappelli, così non voglio andarmi a riempire la faccia. Anche perché il più delle volte mi spalmo il fondotinta ovunque, quindi probabilmente è meglio truccarsi leggera che pesante. Io poi semplicemente sto andando ad applicare sempre la Longwear Eye Pencil di Huda Beauty, questa qua è la Very Brown, e la sfumo, faccio un eyeliner con questa e poi la sfumo col pennello. Oggi mi sento un po' più piena di ieri, mi sento proprio più conciata. Allora, questo è l'outfit che vi dicevo di oggi, che mi sento molto confident. Non posso alzarmi più di tanto perché altrimenti picchio la testa con il soffitto. Sì, lo so, sono sparaflesciata con la luce, però ho messo questo maglione extra large che avevo preso da Pull & Bear anni fa. Le calze, quelle che vi dicevo, super coprenti, fatte in lanetta dentro, tipo di imbottite, con sopra i collant da 20 denari, quindi simulano un po' la gamba nuda, ma in realtà non è nuda. E poi gli stivali, perché questi stivali qua era un sacco di tempo che non li mettevo e quindi io ho deciso di metterli via. Il trucco è questo, super simple, i capelli fanno schifo e devo anche rifare la tinta, come vi ho detto, però vabbè, poi la... non so se ve l'ho detto, però la farò, sì, ve l'ho detto, la farò magari domani. E tra l'altro domani devo anche editare questo video, quindi visto che adesso devo uscire e poi stasera andiamo da mio fratello, non penso vloggerò. Quindi adesso io mi preparo, mi copro per bene, prima di andare ovviamente vi faccio vedere il pacco con il libro che ho ricevuto, quello che vi dicevo prima, e stanchezza. E niente, adesso scendo giù e vedo che cappotto mettermi, che non mi faccia sembrare un muflone, perché tutto ciò che si mette sotto poi va ad appesantire
il cappotto. Però chi se ne frega, devo stare coperta. C'è ancora una bellissima luce, a parte la lampada qua che spara flescia. E ho messo il mio profumo adorato, Lucrezia. Quindi vi giuro, profumo che è una meraviglia. Ne ho messo pochissimo, infatti si sente ancora. È andato un po' sui capelli, ma continua a sciaurare. Dopo un po' il naso si abitua, mentre con questo non si abituerà mai. Ve lo sentirete sempre addosso. E niente, adesso scendo queste bellissime scale a chiocciola e vado giù a prepararmi il resto delle cose. Ed eccoci qua con l'apertura di questo meraviglioso cadeau. Cadeau personalizzato. Bellissimo. E dentro, all'interno, c'era ovviamente il libro, che ve lo faccio vedere senza la pellicolina. Questo è il libro, guardate anche i dettagli, io adoro questi qua. E questo qua è il libro che dovrò iniziare ovviamente a leggere, di C.G. Steiner. Lo ringrazio ancora tantissimo, è veramente molto 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 interessante, non vedo l'ora di leggerlo. E all'interno, come vi dicevo, ho tenuto tutto come era ieri, con le rose che erano all'esterno del pacco. C'erano tanti gadget, tipo questa chiave con scritto "sei pronta per la tua sfida", una lettera da aprire, quest'altro pacchettino con le foglie di, non ho capito che foglie sono, di Feijoa, insomma tutte cose che servono anche per il mio altare. Questa che c'è scritto "aprimi a pagina 98, il segnalibro", questa bellissima boccettina con all'interno una pergamena, non vedo l'ora di scoprire cosa significa. Ma poi guardate com'è fatto bene. C'era questo, questa candela, poi c'erano le foglie di equiseto, questo barattolino con i fiori, c'era scritto qua fiori essiccati. Ah, questa che è una corda di canapa annodata per una buona fortuna, guardate che carina, con questa spilla. Questi che sono dei fiori secchi sotto la luna blu, purificati sotto la luna blu. Questa candela rossa stupenda. Questi carinissimi post-it, super unicornosi. Una card, bellissime queste cose, io impazzisco. Questo cucchiaino a gatto, ragazzi, guardate quanto è tenero questo cucchiaino a gatto che si appende alla tazzina. Oh mio Dio! Tanti campanelli, tanti petali dorati, piume, bellissimo. E poi questa cartolina con la dedica, veramente super super curato questo pacco, sono troppo contenta. Cioè veramente un sacco di cose bellissime, tra cui appunto anche il libro che non vedo l'ora di leggere. Io li rimetto tutti dentro, poi prossimamente, nei prossimi giorni, sistemo tutte queste cose, le metto nell'altare e questo lo terrò nel libro, aprirò anche la lettera, questa chiave stupenda. Cioè vi giuro, io adoro tra l'altro le chiavi tutte arzigogolate, simile antico. Sono molto happy, 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 happy. Tra l'altro guardate che tenera la dedica che c'è qua dentro. Mi ha fatto emozionare. A Gloria, la mia luna più fervida. Buon pomeriggio e buona domenica. Sono passati 2 giorni dall'ultima volta che ho filmato e sono successe un sacco di cose. Non ho filmato perché sono andata in giro con delle persone che non volevano appunto neanche essere filmate, che comunque quando sono ultimamente con i miei amici tendo a non filmare, ma non perché io non vi voglia portare con me, ma semplicemente perché uno, io stessa non ho più la voglia di vloggare come prima, perché comunque vuoi non vuoi si va a spiattellare in giro quel momento di intimità che una volta forse sì facevo vedere, ma oggigiorno, cioè adesso per come sono fatta, anche per come sono le persone che frequento, non mi viene più da mostrare, per rispetto nei loro confronti e anche perché mi godo il momento con loro. Quindi non ho portato la videocamera con me, non ho filmato neanche col telefono, non ho fatto vedere niente di niente. E spero che mi possiate perdonare per questo, sono una pessima vlogger, ma lo sono diventata perché negli anni ho anche incontrato persone che erano molto molto intimidite dalla videocamera, e quindi ripeto, sia nel rispetto loro e anche per godermi più i momenti con queste persone io stessa. A me piacerebbe tantissimo, non lo nego, filmare e portarvi con me, anzi mi piacerebbe anche avere
inclusività nella gente che mi sta intorno, cioè nel senso mostrare tranquillamente la mia vita, fosse per me, l'ho sempre detto, avrei fatto già da anni, tant'è che mi chiamo Gloria Fair GF, avrei fatto il GF per quanto mi riguarda personale, cioè avrei piazzato in giro videocamere e avrei registrato la mia vita spiattellandola al mondo intero, proprio perché mi ha sempre divertito il far vedere come sono fatta e come vivo le persone intorno a me, così da mostrare, per far anche un po' ridere, ecco. Quindi non ho mai avuto problemi sotto questo punto di vista, però mi sono resa conto che nel tempo, avendo filmato per tanti anni comunque, avendo portato sempre la videocamera in giro, avendo fatto sempre questa mossa, insomma, tenendo la videocamera e facendo ciao patatine patatini, mi sono resa conto che effettivamente la gente non, cioè, si sente un po' a disagio, ok? E tante cose che faccio anche oggigiorno non mi viene più da me prendere la videocamera e registrarmi, sia perché sto usando questa che, vi giuro, è macchinosa, cioè non è come la fotocamera normale che prendi e registri, col telefono pesano un botto i video e trasportarli è un casino, quindi non ho più, paradosso, cioè una volta esistevano tecnologie meno avanti rispetto ad oggi, però riuscivo più a filmare con quelle cose tecnologiche che con quelle che ho adesso, che sono molto più all'avanguardia, però non lo so, mi allungano il lavoro, mentre prima con le videocamere che avevo registravo la qualunque, assurda questa cosa. Comunque, più andiamo avanti più ci complichiamo la vita, l'ho sempre detto io. Fatto sta che ieri siamo andati ad Arese, ok? Io, la mia mamma, la mia amica e il suo ragazzo, siamo andate e ci siamo divertiti tantissimo, perché volevamo proprio viverci il clima natalizio di un centro commerciale. Viva il consumismo! Io non dovevo comprare niente, la mia amica doveva fare un po' di... loro dovevano fare un po' di rifornimento per la casa, pigiami, cose proprio invernali, e quindi abbiamo fatto diverse tappe. Siamo andati anche da Sephora, c'era molta gente, quindi anche io stessa non ho potuto spiluccare, guardare un po' in giro, mi sarebbe piaciuto, ma non si poteva proprio camminare. Ho provato KFC per la seconda volta, la prima volta forse avevo fatto un morso, avevo assaggiato, ma non mi ricordo se avevo mangiato un qualcosa di KFC proprio da sola. Quindi ieri ci ho dato dentro, ho preso sto paninozzo e io e la mia amica abbiamo preso il menù, e quindi ho assaggiato finalmente il crispy del KFC e il crunchy. La prossima volta proverò le cose, proprio il bucket, che ieri ingenuamente ho detto, ah, il bouquet, convinta proprio, oh, prendiamo il bouquet. Comunque, a parte questo, poi siamo andati da Primark e, come potete vedere, ho trovato questo, che è il seguito di quello col funghetto. Chi mi segue da un annetto sa che d'inverno io metto questa cosa, però con l'immagine del funghetto, tutto verde con l'immagine del funghetto. Questo qui è lo Snuddy, che lo vendono da Primark. Ho tenuto questo per farvi vedere, l'ho pagato 20 euro ed è questo qua, di questa marca qua, vi giuro ragazzi, se lo trovate prendetelo, mi accompagna da un anno oramai, perché sono veramente... quei capi d'abbigliamento da casa che, se non ce l'avete, morite di freddo e non vi sentite neanche comfy. Pure se fa caldo in casa, con questo vi sentite avvolti da sta coperta morbidosissima. E poi penso di aver trovato la stampa della vita, cioè la stampa che più mi rappresenta. Lilla, che è il mio colore, con tutti questi disegnini qua di questi coniglietti kawaii, che secondo me stanno anche molto bene con l'arredamento e lo stile, insomma, anche della mia postazione del PC. E questa stupenda sedia che vorrei farvi rivedere. Io oramai sto una pacchia, ho trovato il mio harem perfetto. Cioè, a che cazzo mi serve un uomo? Adesso parliamone. Poi ovvio, se capite un coreano buono, io non sarò qua a dire no, ok? Non lo dirò. Però oltre che buono, deve avere questo e questo. Ieri è stata l'unica spesa che ho fatto, questo Snuddy, perché l'ho visto e in realtà poi è stato un regalo di mia madre. Cioè, nel senso, mi fa, dai, te lo regalo io, come ti ho già fatto il regalo di Natale che mi dovrà dare, però mi ha detto che si aggiunge anche questo, quindi mi ha preso poi alla fine lei questo qui quando eravamo in cassa, mi fa no, prendo io, e quindi sono molto contenta perché è veramente tanto carino. Ieri sera, poi tornando a casa, ho continuato a lavorare all'uncinetto, sia il nostro venerdì santo, io e la mia amica. Io ho finito un cappellino, ieri sera l'ho modificato e ne ho iniziato un altro, e adesso vi faccio vedere. No, non è vero, ne ho fatti 3 in totale, 2 e mezzo. Uno l'ho indossato, che è giù e non ve lo posso far vedere perché è col piffero che scendo. 2 è questo qua. Ah, è troppo carino. Allora, ha
avevo fatto questo, ok, però ieri l'ho modificato e ho detto io ci voglio fare la faccia da gattino, perché aspettate, questo è il cappello, ok? Sì, devo ancora sistemare i filini perché tendono a cadermi, ancora tagliare i filetti delle cose che spuntano fuori. E questo, raga, è il cappello, una volta indossato, è il cappello gatto, lo so. Si accettano i preordini. Mi serviranno anche altri colori. E stavo guardando su Temu altri colori e ne ho trovati un botto. Però non so quanto siano abbordabili come prezzi, perché forse è meglio ordinarli dal vivo. Qua i filati non costano poi così tanto rispetto ai prezzi che ho visto su Temu, perché i grammi che arrivano a casa sono un pelo di meno. Comunque niente, ragazzi, questo è tutto. Spero che questo vlog natalizio vi sia piaciuto, questo weekly vlog natalizio vi sia piaciuto. E fatemi sapere che cosa ne pensate nei comments. Se volete che continui questa serie, continuerò, vi farò vedere i punti salienti della mia settimana raccogliendoli per un video a settimana e fino a Christmas. Non è male come idea. E comunque vorrei farvi vedere anche le mie ciabatte, cioè, ragazzi, queste, ok? Queste ciabatte stanno da Dio con tutto il mio outfit. Ma di cosa stiamo parlando? Cioè, io sto una pacchia, sono brandizzata. E niente, io vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo.